roba importantissima. Il team è la base. Senza un team non può esistere nessun progetto, nessuna startup, non si può arrivare da nessuna parte. Siamo all'I3P, l'incubatore del Politecnico di Torino, perché qui è nata la nostra idea, si è evoluta ed è diventata un'azienda, Novastark SRL. Il percorso nasce da un'idea legata al mondo delle tecnologie IoT, che è stata un'idea maturata dopo un lavoro che ho fatto con Stefano alla Scuola di Robotica di Genova, dove c'è stato il primo approccio alle tecnologie. Sicuramente venire a Torino ci ha dato la possibilità di allargare il nostro network e ragionare meglio su quello che era il team imprenditoriale. Qui è nata la nostra idea, noi siamo stati accolti ormai parecchio tempo fa e qui abbiamo frequentato molti seminari, tra cui quello del NILAB, organizzato dalla Camera di Commercio di Torino, che ci ha permesso di analizzare in maniera anche critica la nostra idea di business e affinarla sempre di più, e questo ci ha portato a gennaio del 2020 a costituire la società Novastark. Ci siamo approcciati, abbiamo iniziato a lavorare alle tecnologie e soprattutto ci siamo appassionati un sacco del mondo dell'IoT, quindi l'internet delle cose, gli oggetti connessi, soprattutto nell'ambito case. Nel tempo quest'idea si è evoluta e ha virato verso il mercato vitivinicolo, dove il nostro sensore risolveva effettivamente un bisogno che le cantine hanno, cioè monitorare l'ambiente dove il vino viene fermentato. Perché tutta questa parte di vino che viene storato dentro le barrique, solitamente in legno, evapora. Queste perdite causano a fine anno perdite direttamente sul fatturato. Ci sono delle cantine che arrivano a perdere fino al 10% della produzione, 10% del fatturato su una produzione non è poco. E adesso siamo all'interno della cantina sperimentale di Bonafus, vicino Chieri, dove abbiamo installato una nostra prima versione di sensori per monitorare questo ambiente. I nostri dispositivi sono plug and play, esiste una piattina che si attacca al muro, magnetica, dove il dispositivo si attacca in modo molto semplice. Una volta installati i dispositivi, loro cominceranno a acquisire dati e informazioni su temperatura e umidità dell'ambiente dove si trovano e trasferire tutte queste informazioni su un cloud. Sui nostri cloud abbiamo tutta la piattaforma dove vengono visualizzati i dati storici di come la temperatura e l'umidità dell'ambiente si sono modificate nel tempo e quindi l'ambiente dove il vino si è evoluto, e riusciamo a risalire a mappe termiche di umidità per andare a capire dove sono le zone più problematiche, quindi dove le perdite saranno effettivamente più alte rispetto ad altre zone. Ma ho conosciuto i ragazzi di questa startup perché erano venuti a trovarmi in seguito alle segnalazioni di alcune aziende che avevano visitato. Sentito il tipo di attività che volevano fare, è sembrato naturale di offrire loro la possibilità di fare i rilievi che devono fare in un ambiente che è destinato alla sperimentazione, perché i risultati di quello che faranno miglioreranno l'attività delle cantine nel controllo temperatura e umidità, migliorando la qualità del prodotto e facendo risparmiare energia. È stato fondamentale far parte di Réseau Entreprendre, che è un ente che ci sta aiutando in un percorso di affiancamento alle neoimprese, che ci ha permesso di accedere a un finanziamento bancario. Una startup che fa hardware come noi ha dei costi iniziali molto alti perché deve prototipare. Qui è stato fondamentale il rapporto di collaborazione e partnership con un'azienda che si chiama Roy Technology, un'azienda di Biella, che ha creduto nel nostro progetto e ci ha permesso di sviluppare 150 dispositivi, e quindi ha dato l'avvio a una prima mini produzione proprio nel periodo di inizio.
Per noi un errore che non rifarei è la ricerca forse troppo smodata nella perfezione di un prodotto. Il mercato chiede una prototipazione molto più veloce, quindi alcune volte bisogna stare più vicini al cliente, quindi ascoltarlo di più e badare meno magari a alcune perfezioni legate proprio al prodotto stesso. La più grande soddisfazione per ora è l'aver creato un team che sta lavorando a un'idea nata tempo fa, evoluta, cambiata, ma che comunque ci crede, e il rapporto con le cantine che stiamo esplorando e stiamo vedendo già che è un prodotto che interessa. Quello che si crea è proprio una squadra che ha un punto fisso da raggiungere, e ognuno con le sue diverse mansioni si crea un flusso dove si unisce tutte queste mansioni per arrivare a creare qualche cosa che serve effettivamente a risolvere dei problemi. Vediamo insieme i passaggi che servono per aprire questo tipo di attività. La startup innovativa è una società di capitali che persegue in modo esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Prima di avviarla è necessario verificare attentamente il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere la qualifica di startup innovativa e beneficiare delle agevolazioni previste. Effettuata la verifica e scelta la forma giuridica più adatta al progetto, si procede con la costituzione della società attraverso atto pubblico, rivolgendosi ad un notaio. Per acquisire la qualifica di startup innovativa, bisogna iscrivere la società nella sezione speciale del registro imprese dedicata alle startup innovative. La domanda di iscrizione va inoltrata mediante la procedura telematica comunica e ad essa va allegata una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesta il possesso dei requisiti previsti dalla legge. A seguito dell'avvio, il legale rappresentante deve confermare e completare le informazioni relative alla startup sul profilo creato nella piattaforma www.startup.registroimprese.it. Se vuoi approfondire gli aspetti legati all'avvio di questa o di altre attività di impresa, puoi rivolgerti al settore Nuove Imprese della Camera di Commercio di Torino per una consulenza gratuita.